certezza che il simbolo che avrebbero tracciato, la X che avrebbero tracciato sul simbolo, l'hanno inumidita con la lingua. Sì, già questa voce, se voi leccate la matita, in questo modo non può essere cancellata la matita dalla scheda. Chiaramente sicuramente si crea un papocchio come una palude, un acquarello. Un pastrocchio, per cui anzi proprio in quel caso viene invalidato il voto, cioè il voto nullo, quindi è un pastrocchio. Fidiamoci, diciamo, vedete, no, della società civile, ma mi sa di nuovo in ammollo. No, di nuovo in ammollo, per carità. Il GECO, a caccia di opinioni. Amici, le voci che sentite sono quelle di Benny e di Mario De Santis. Buongiorno. Buongiorno, c'è Sergio Martelli in regia, Flavio Ciamarone in redazione, pronta a prendere tutte le vostre telefonate. Perché oggi usiamo il numero 20. Esatto, deciso così. Non usiamo i messaggi perché se non sapete l'argomento. Allora, 800-413-999, questo è il nostro numero verde. Abbiamo subito Giuseppe di Modena, buongiorno, benvenuto. Ciao Giuseppe. Giuseppe, sì. Vogliamo salutare anche l'altro, perché sì, diventiamo anche un po' a confronto. Michele da San Giovanni Rotondo, Foggia, buongiorno Michele. Buongiorno. Buongiorno. Allora, siete i primi due commentatori. Che vi aspettate? Due esperti vaticanisti. Esatto, vero? Esperti vaticanisti, ma perché no?